una cortesia. Sì, prego. Che non ci fosse la televisione di Canale 5. Prego? La televisione di Canale 5. Noi l'abbiamo ammessa già e non possiamo regolare il provvedimento. No, non credo che sia vero. Non vuole essere ripreso o... Non vuole essere ripreso. Non vuole essere ripreso. Sì, vabbè. Non vuole essere ripreso. Sì, cioè, solo da quelle di Canale 5. Se non vuole essere ripreso... Dalle altre televisioni sì, non c'è problema. Sì, ma non possiamo fare discriminazione tra una televisione e un'altra. Sono state ammesse entrambi. Se non vuole essere ripreso, non vuole essere ripreso da tutte. Non da una e dall'altra sì. Vabbè. Allora? Non voglio essere ripreso. Ah, benissimo. Allora, il signor Presidente non intende essere ripreso. Bene. Avvocato Alfano. Sì, Presidente, grazie. Allora, signora Pisatta, qualche chiarimento. Lei ha detto che è nato a Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Quando è che si è trasferito a Palermo? Quando mi sono trasferito a Palermo? Sì. Allora, guardi, mio padre era nell'arma dei carabinieri, comandava la stazione di Sommatino e ha avuto 40 trasferimenti. Sono arrivato a Palermo, credo, nel 1944-45, quando comandava la squadra di polizia giudiziaria. Ho capito. Quanti anni aveva allora? Faccia il conto, non so fare, faccia il conto. Mi sono pensato, lei deve rispondere. E quando ne avevo, scusa, al 31, al 45 sono 14 anni, devo rispondere. Rispondo, avevo 14 anni. È una domanda superflua, credo. No, questo lo vedrà il tribunale se è domanda superflua o meno. Lei sa che risponde. Che quindi ha fatto i suoi studi a Palermo? Sì, fino a 18 anni, credo, sì. Che tipo di scuola ha fatto? Che titolo di studio ha? Beh, scusi, lei ce l'ha nel rapporto di polizia giudiziaria. No, Presidente, lei deve rispondere. A Palermo ho frequentato il liceo medio. Il liceo medio. Poi ha continuato gli studi? Poi ho continuato gli studi. Sempre a Palermo? No. Dove? A Roma, a Firenze. Quindi lei e all'estero. I suoi studi li ha terminati a Palermo con la maturità classica, a quanto ho capito. Esatto. Va bene. Senta, dove abitava a Palermo? In che zone? Ho abitato per un periodo di tempo, credo che era quando ero più piccolo, verso Mezza Marina, poi ho abitato un periodo di tempo dentro la Legione Carabinieri e poi ho abitato in via Piave. In via, scusi? Piave. Piave. Quando è che si trasferì al nord? Io vorrei sapere una cosa, Presidente, se il deputato qua sono io o il dottor Dell'Utri? No, non c'entra niente questo, lei. L'avvocato sta facendo delle domande per assaggiare la sua attendibilità e nel suo pieno diritto. Lei risponda alle domande. Credo che mi sono trasferito la prima volta negli anni 54. Credo. E si è trasferito in che città? Roma. Roma. Ma non si poteva parlare di trasferimento perché andava e veniva. Ecco, andava e veniva. Per quale motivo si è trasferita a Roma? Perché mi è piaciuto andare a Roma, qui non c'era lavoro. Dico, quindi per questioni di lavoro. Che attività è andata a svolgere a Roma? Attività? Ci ho fatto tutti i lavori, cercavo attività finanziarie, ho costruito Vigna Clara a Roma. Quindi lei era già allora un costruttore? Avevo cominciato dai primi passi. Quindi lei non ha iniziato l'attività di costruttore a Palermo? No? Sono tornato a Palermo, l'ho fatta poi. Non l'ha iniziato a Palermo, ma poi l'ha fatta in seguito? Sono tornato, allora guardi, glielo dico io così evitiamo le domande. Sono tornato, poi ho messo un supermercato in via Brunetto Latini che si chiamava Minimax. E poi mi sono riandato, ho messo delle attività a Catania, avevo dei negozi di televisori, di elettrodomestici e di altre cose e avevo riaperto un altro supermercato e poi me ne sono andato, mi faccio ricordare quando mi sono andato a Roma definitivamente, che non me lo ricordo più. So comunque che fero gli anni 60-64. Quindi all'inizio degli anni 60. E
Con che frequenza abitualmente tornava a Palermo prima di essersene andato? Io non lo so dire, tornavo ogni tanto, quando mi capitava, a ricordarmi oggi quando tornavo. Quindi non con regolarità? No, non tornavo quando mi capitava. Quanto si intratteneva di solito? Lei mi chiede le cose, un uomo dopo 40 anni non può. Può essere mi chiede se un giorno come... E lei allora risponde, non mi ricordo, oppure l'aiuterò io con le mie domande. Io veramente vorrei anche dirle che mi rifiuto di rispondere perché ho già risposto. Comunque. Intanto può rispondere. Mi dirà, non ricordo, ricordo. Ti hanno detto, cosa mi ha detto, l'ultima domanda? No, avevo chiesto se lei tornava a Palermo con una certa regolarità. Ma glielo ho detto, dopo 40 anni venivo a casa per vedere i miei, basta, stavo un giorno, due giorni, tre giorni, per questo lo potevo fare. Quindi... Ma lei che oggi mi chiede dopo 50 anni quanti giorni mi fermavo, è una cosa veramente... Quindi si intratteneva pochi giorni solitamente, no? Mi intratteneva pochi giorni. Ho capito. Senta... Quando lei conobbe Mimmo Teresi era già andato via da Palermo? Credo di sì, fu una delle poche volte che tornavo ogni tanto. Credo di sì. Quindi, non sono sicuro, ma credo di sì. Quindi se lo dobbiamo orientare negli anni, è stato prima del suo trasferimento definitivo all'inizio degli anni 60? Guardi, non me lo ricordo, effettivamente fu nel 58 o fu nel 62. Fu in quegli anni lì, non mi ricordo se fu mentre ancora qui o se fu in una delle occasioni che sono venuto. Quindi è stata in una di quelle occasioni in cui lei tornava saltuariamente a Palermo e si intratteneva pochi giorni. Esatto. Ho capito. Mi ricordo. E si ricorda chi glielo presentò? Credo che me lo presentò Teresi, che conoscevo, Mimmo Teresi. No, sto parlando di Teresi. Ah, di Teresi? Sì. Ma guardi, io ricordo che l'ho conosciuto, ma non mi ricordo, non riesco a focalizzare in quale occasione precisa, ma sicuramente fu in un luogo locale, Palermo ci conosceva tutti, allora era troppo piccolo. E l'ha conosciuto per questioni di lavoro? No, non l'ho conosciuto per questioni di lavoro, loro parlavano che facevano i consultori, io ho cominciato a fare l'attività a Roma, allora fu un periodo a Roma, e si parlò di costruzione, so come altro che faceva il consultore. Io allora volevo farle una contestazione, perché lei nel verbale di interrogatorio dell'1 agosto del 96, a pagina 35, dice che aveva conosciuto Mimmo Teresi a Palermo, leggo il passo, allora Mimmo Teresi l'avevo conosciuto sempre da ragazzino, pubblico ministero, sì, rapisarda, trattini trattini, incomprensibile, campo di pallone, dove si andava, è molto... Ah sì, alla Feniciuzza, dove andavo lì, non mi ricordo, sì, alla Feniciuzza, non quell'altro Magica Lupo, c'era un campo di pallone alla Feniciuzza, sì, mi ricordo. Quindi? Allora eravamo quando era prima che io partissi. A 50 anni di distanza lei non può per me, non può giocare sul fatto che uno si ricorda esattamente la data. No, io no. Signora Piotta, con nessuno stai giocando. Va bene che parliamo di pallone, ma non stiamo giocando. Non con lei, signor Presidente, non sto parlando di lei, sto parlando con l'avvocato. Ho capito, sì. Lei vorrebbe sapere più. Ma lei dirà, non ricordo perché sono passati tanti anni. Oppure se ricorda lo dica. Quindi, avendolo conosciuto su un campo di pallone, lei cosa faceva? Giocava a pallone? Io giocavo quando ero ragazzino, giocavo lì. Quindi si parla degli anni in cui lei era ragazzino? Era ragazzino, giovanotto. E a quel tempo Mimmo Teresi, su per giù, era giovane come lei? Ma credo ci eravamo qualche anno, ci eravamo, forse più grande ero io, forse. No, ma non appunto. Comunque qualche anno? Sì, forse qualche anno più grande ero io. Ho capito. O ero più grande, ma forse ero io più grande. E non ho mai chiesto la vendita di nascita. Ho capito. Senta.
Pinta, e invece Stefano Bontade a Palermo lo ha conosciuto nello stesso periodo in cui ha conosciuto Mimmo Teresi? Avvocato, prima domandiamo se lo conosci. Io, Presidente, ho conosciuto. Anche se è passato molto tempo, cerco di tenere presente. Anche se è passato molto tempo, cerco di tenere presente il suo esame adesso davanti a questo giudice del tribunale. Quindi, dove posso evitare, evito. Comunque, ha conosciuto Stefano Bontade? Stefano Bontade l'ho conosciuto, questo ricordo più preciso perché ci fu un fatto specifico. Io frequentavo il Bar del Viale. E avevo allora questi grossi magazzini di supermercati e di televisori in via Marchese di Villa Bianca e gli altri magazzini e i supermercati in via Brunetto Latini. E frequentavo sempre il Bar del Viale. Ci andavo perché c'era una ragazza che mi interessava e quindi andavo sempre lì. E dopo ho scoperto che pure lui faceva la corte a questa ragazza. Così l'ho conosciuto. E questo è un dato che posso ricordarmi perché io ho avuto i magazzini della Minimax e della Rater gli anni che vanno dal 58 al 60. Ho capito. E lo ha incontrato, lo incontrava abitualmente? Ma poi lo vedevo qualche volta così, ma non avevamo rapporti. Abbiamo chiarito questo fatto che lui andava a vedere come si può fare tra ragazzi, chiarito questo fatto che lo racconto solo. Quindi nel corso della sua ulteriore permanenza a Palermo poi solitamente non lo incontrava? No, anche se l'ho incontrato, ciao ciao, ma non eravamo rapporti. Ho capito. E invece Gaetano Cinasi ricorda in che occasione lo ha conosciuto? È sempre questo periodo di tempo, ma non mi ricordo esattamente in quale occasione. Non si ricorda in che occasione? Si ricorda chi glielo ha fatto conoscere? Io mi ricordo che è venuto a Milano a dire che dovevo assumere del luce al bello. No, sto parlando del periodo palermitano. Non mi ricordo assolutamente. Di quegli anni. Non mi ricordo più, stamattina poi sto pulito, ma non mi ricordo più. Non si ricorda più. E quindi non si ricorda se l'ho conosciuto da solo, con chi l'ha conosciuto? Aspetta, io penso che l'ho conosciuto sempre nell'ambito di questo giro di ragazzi, tra bar, campo del pallone e via lì. Oppure qualche anno dopo, ma insomma, sempre credo che l'ho conosciuto poi con Teresi, un giorno, eravamo con Teresi, credo. Credo che eravamo con Teresi. Ah, quindi l'ho conosciuto con Teresi? Guardi, non sono sicuro, ma credo che è stato così. Si ricorda in che occasione? Sempre che so. Visto che Teresi l'ha conosciuto al campo di pallone, eravate lì? Sì, ma noi eravamo sempre al campo di pallone. Poi ci siamo incontrati in un bar e me l'ha presentato, come solito succede. Sempre. Ah, quindi un incontro da bar? Da bar, da aeroporto, da stazione, che ne so, non mi ricordo più. C'è uno di quegli incontri che si fa. Mentre Stefano Bontade non l'ha conosciuto insieme a... No, credo l'ho conosciuto... A Cina. Non l'ha conosciuto. Altra domanda? Sì, mi dà un attimo di proporre. Cioè, allora. Si deve limitare a rispondere alle domande, non faccia commenti. Non faccia commenti, sei tranquillo. Io, a proposito della conoscenza di Cinà, le devo ricordare quello che lei ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio sempre dell'1 agosto del 1996, pagina 25 e 26. Alla fine di pagina 25, lei parla del periodo milanese. Un giorno arriva nel mio ufficio Gaetano Cinà, che l'avevo conosciuto quando ero qua, naturalmente riferendosi a Palermo, ancora ragazzo. Pubblico ministero, aveva conosciuto lei a Palermo? Sì, ma quando giocavamo a pallone. Gli ho detto, potersi che l'abbia conosciuto lì, potersi che no. Sì. Non ho precisato quanto, ma potersi che l'ho conosciuto. Il pubblico ministero le chiede, alla Bacigalupo era avvisata? No, giocavo spesse volte qua, dove c'era il campo Duzzu, in comprensione. Duzzu era, come si chiamava? C'era un campo, c'era Zio Giuseppe che affittava il campo. E poi continua, io l'avevo conosciuto giocando a pallone, insomma come si fa da ragazzi? Beh sì, ma glielo ho detto, se l'ho conosciuto, non mi ricordo più, se l'ho conosciuto, ma lì l'ho conosciuto. Ecco,
Da allora non l'avevo più visto. Ecco, lei non parla in questa occasione, parlando della conoscenza di Cinà, di Teresi. Dice che ha conosciuto Gaetano Cinà su un campo di pallone, o comunque in quell'ambito, però non dice di averlo conosciuto insieme a Teresi. C'è opposizione. Mi è stata posta una domanda in tal senso. Mi è stata posta una domanda in tal senso dal PM nel suo verbale. Allora, mi cerca una risposta a una domanda che mi è stata formulata a suo tempo. Non ho capito, perché si sente all'interno di un discorso più generale. Lui aveva cominciato a parlare come ha fatto adesso. Nel corso di quel verbale è stata posta una domanda in tal senso? Nel corso di quel verbale, Presidente, Ravisalda sta parlando della conoscenza che ha avuto del signor Cinà e indica il modo in cui lo ha conosciuto. Non dice come ha detto oggi, sta aggiungendo qualche altra cosa. E come ha detto oggi di averlo conosciuto con Teresi. Ma non è un contrasto. Teresi. Ora sta aggiungendo qualcos'altro. Infatti non sto facendo di fare cosa, sto facendo una domanda. No, lei ha fatto una contestazione. Sì, appunto. Era per introdurre una domanda. Lei quindi si ricorda di aver conosciuto invece Teresi con Cinà? Io le posso dire questo, che sicuramente l'ho conosciuto nell'ambito di quelle dove andavamo a giocare e nell'ambito dei bar che si frequentavano. E posso dire che loro si conoscevano, indubbiamente, perché poi mi pare di averli rivisti parecchie volte insieme, ma li ho rivisti a Milano insieme, per cui... Sì, io mi sto limitando adesso al periodo palermitano, signor Ravisalda, poi a Milano ci arriveremo. Il periodo è quello lì, io penso di averli conosciuti, pensi sì, erano, essendo il nostro campo, me ne avevamo tutti lì, io non sono stato mica andare a vedere se si frequentavano, se erano parenti o non erano parenti, è una presentazione come un'altra. Era una presentazione come un'altra. Io le devo ricordare inoltre un altro passo dello stesso interrogatorio dell'1 di agosto, dove lei ribadisce... Non usi il termine ricordo perché è improprio. Devo dire contesto. Le contesto, allora. Se c'è difformità. Se c'è difformità. Ora vediamo. Qua c'è una difformità positiva. La pagina la puoi indicare? Sì, pagina 56 e 57. Lei, seppur su contestazione nel pubblico ministero, seppur nonostante, anzi, la contestazione del pubblico ministero, ribadisce di aver riconosciuto, di aver conosciuto separatamente l'uno e l'altro. Sì. No, può darsi che ho conosciuto prima uno e poi l'altro, ma sempre nello stesso ambito, perché l'unica cosa che frequentavo un attimo, signora Pisalda, prima consente che l'avvocato legga il passo che ci interessa. A pagina 56 il pubblico ministero sta contestando precedenti dichiarazioni rese da Pisalda nel 1987 e gli ricorda: conoscevo Gaetano Cinà da anni, fin dagli anni 50, avendolo conosciuto insieme a Mimmo Teresi e a Stefano Bontade. Ravisalda: sì, gliel'ho detto questo. No, lei mi diceva, cioè l'abbiamo verbalizzato, non verbalizzato, parlato, per ciascuno separatamente. Ravisalda: aspetti un momento. Quando lui a Palermo c'era allora il bar del Viale, non so se se lo ricorda, pubblico ministero, e tutti si incontravano là. Ravisalda: e c'era la passeggiata delle ragazze. Pubblico ministero: comunque è vero, però lei incontro Gaetano Cinà insieme a Mimmo Teresi e Stefano Bontade allora? No, incontrai Gaetano Cinà con Marcello Dell'Utri, Alberto, prima con Alberto. Pubblico ministero. A Palermo, sì, a Milano, sì, a Milano. Pubblico ministero, questo negli anni 70. Dico, quando conobbe? No, Gaetano Cinà non lo incontrai, incontrai Stefano Bontade e Mimmo Teresi. Questo negli anni 70, 50, no, anche, è la conoscenza di queste persone. Allora, guardi, io ho detto che le avevo incontrate. Se mi fa terminare, poi... Posso parlare? Un attimo che termino e poi parlerà. Pubblico ministero, quindi, quando ancora era a Palermo, lei quando conosce Cinà, lo conosce anche assieme a Teresi e Bontade? Non mi ricordo, ma no, credo di no. Ma comunque, guardi, io le posso dire questo. Se lei è di Palermo, penso tutti i 200.000 abitanti e via di seguito. Pubblico ministero: no, io le sto leggendo quello che lei ha dichiarato nell'87. Però io di questo, fine della cassetta e la trascrizione. Si riprende.
si riprende alle ore 11.51 dopo aver interrotto alle ore 11.49 per finire la cassetta. Allora, qua dobbiamo riprendere, il pubblico ministero che parla, perché una parte delle cose che avevamo registrato non è stata, dunque, eravamo, le stavo leggendo, che aveva conosciuto Gaetano Cinà, secondo le dichiarazioni rese il 5 maggio dell'87, insieme a Mimmo Teresi e Stefano Fontade, probabilmente a Palermo, ma questo fine degli anni 50. Voce, la domanda era se c'era conoscenza contestuale di queste persone. Pubblico ministero, sì. Ed a questo già la risposta c'è, e diceva: in questo momento non me lo ricordo, però allora io lo ricordavo meglio nell'87, probabilmente ricordava meglio. Ecco, e allora io, alla luce di quanto le ho detto, le ripeto la domanda: lei ricorda distintamente di avere conosciuto Gaetano Cinà insieme a Mimmo Teresi? Gaetano Cinà insieme a Mimmo Teresi, guardi, io questo veramente no, io ricordo che l'ho conosciuto nello stesso ambito, nello stesso periodo, nella stessa cosa, ma non mi ricordo se erano presenti tutti e due al giorno, o se l'ho conosciuto mezz'ora prima uno e mezz'ora dopo l'altro. Sono passati 50 anni. Va bene. Mi ricordo invece che incontrai nel gennaio 79, o il primo di febbraio, quando stavo per partire, questo è un ricordo perché è di 20 anni, non è di 50 anni. Ricordo che incontrai Stefano Fontade e Mimmo Teresi al bar a Piazza Castello. Sì, questo. Questo me lo ricordo perfettamente perché non. Ancora non gliel'ho chiesto, adesso arriveremo al periodo milanese. Senta, e allora tornando a questi anni a Palermo in cui lei ha conosciuto Gaetano Cinà, poi lo ha frequentato a Palermo Gaetano Cinà? Ma no, gli ho detto che dopo poco tempo me ne sono andato. Quindi non lo ha frequentato? No. No. Lo ha incontrato varie volte? Era dopo gli anni 70 l'ho incontrato. Quindi a dopo Palermo che mi sono andato non ho incontrato più nessuno di Palermo, ogni tanto veniva qualcuno a trovare così. Quindi a Palermo no? Palermo no. Ho capito. Dopo me ne sono andato, non ho. Anche perché quando venivo per due o tre giorni non avevo più il tempo di andare con gli altri. Perfettamente. No. Senta, lei ha fatto parte dell'associazione Cosa Nostra? Io? Eh sì, è lì, dentro la Legione dei Carabinieri, facevo parte. Devo prendere. Devo interpretare questa risposta in senso, nel senso che non abbia fatto partecipare. Beh, in certo, senso ironico, signor Presidente. Sì, sì, va bene, comunque ci asteniamo da queste considerazioni ironiche. Aveva un rapporto confidenziale con soggetti che ne facevano parte? Se l'ho risposto che non conoscevo nessuno, sono andato visto del ragazzo. L'infanzia l'ho passato nella regione dei Carabinieri, ma vuole dire che avevo un rapporto di mafia. La vuole dire lei? Sì. E allora mi vuole dire perché nel corso dell'esame reso quest'aula, rispondendo alle domande del pubblico ministero, lei ha detto che Cinà era mafioso e addirittura faceva parte della medesima famiglia di Fontade? Perché lo dicevano tutti in giro, siccome Palermo diceva sempre tutto, lo dicevano sempre tutti. E io infatti quando venivano queste persone in realtà con un certo colpo non avevo delle grane. Quindi era una voce che girava a Palermo? Certo. Allora, prima che lei si trasferisse al nord, e allora? Andiamo sul concreto. Gliel'ho detto che era una voce che girava. E che cosa si diceva allora a Palermo su Cinà con precisione? Visto che lei non ha frequentato direttamente Cinà, l'ha visto una volta soltanto, prima di rivederlo poi a Milano. Ma cosa si diceva? Gliel'ho detto, si diceva che era una persona di rispetto, che bisognava stare attento, che bisognava. Riferendosi a Cinà. Riferendosi a tutta questa gente, no, e io a me stavo. Interessa Cinà, non tutta questa gente. In questo momento. Riferendosi a Cinà, riferendosi a Fontade, riferendosi a quegli altri, io me ne stavo tranquillo e non volevo avere nessun rapporto da fare. Quindi a Palermo Cinà negli anni 50 era una persona nota, così nota. 50, 56, 57, 58, quando sono andato via, non mi ricordo più la data, sono quegli anni. Quindi era notorio, una cosa notoria. Era notorio, come non era notorio, capirai, non era notorio, lo sapevano tutti. Lo sapevano tutti, va bene. Si ricorda anche una sola persona che gli abbia potuto riferire notizie di questo genere su Cinà?
Allora, sto parlando, allora, stiamo riferendosi al periodo... Sì, si dice che quando la voce sono di popolo, che bisogna indicare le persone. Questo è sempre saputo da tutti, Palermo. Vabbè, a me basta questo. Poi, lei quindi, ricapitolando, ha visto quindi Cina una sola volta a Palermo e poi l'ha rincontrato a me. L'ha visto una o due volte, non mi ricordo più. Una o due volte? Tre volte, ma dai, non mi ricordo più. Poi lo rivide a Milano per la prima volta in che anno? Lo rivide a Milano nel 77, credo. Nel 77. Quindi erano passati quasi 20 anni, no? Dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 70. Sì, una cosa del genere. E lo rivide quando venne a trovarla? Per orare la causa, per assumere De Lucio Alberto e De Lucio Marcella. Quanti incontri ha avuto con lui su questo, per questo motivo? Credo un paio. Un paio. Ma poi ho continuato a vederlo, poi l'ho visto parecchie volte. Sì, stiamo parlando di questi incontri, cioè i primi incontri che lei ha avuto con Gaetano Cinà a Milano, che dopo 20 anni le è venuto a chiedere di assumere il dottore Dell'Utri. E nel primo incontro Cinà venne da solo? Venne con Alberto. Venne con, scusi? Alberto Dell'Utri, credo. Con Alberto Dell'Utri. Ma l'ho descritto questa nella deposizione perfettamente, me lo sono ricordato, che non ho voluto ricevere neanche io. C'era un architetto barbieri che lavorava da me e ho detto: architetto, li riceva lei perché non ho tempo. E erano venuti Alberto e mi pare un altro, o Marcello Carone, un altro, volevano fare una società di riscaldamento di aria condizionata. E poi è venuto Cinà, l'ho dovuto ricevere io. Gliel'ho descritta questa situazione comandata. Quindi la prima volta lei ha ricevuto sia Cinà che Alberto Dell'Utri. Quando parlando, è la prima volta con lei, adesso mi sta dicendo che non l'ha ricevuto, ma l'ha fatto la prima ricevere. Volta non l'ho ricevuto né Alberto Dell'Utri né Marcello Carone, l'ho fatto ricevere l'architetto Barbieri di Milano, che lavorava, aveva delle consulenze da me. E in questa occasione, quando è venuto invece Cinà, l'ho ricevuto io. Ecco, in questo, nella prima occasione in cui è stato l'architetto Barbieri a ricevere, c'era anche Cinà? Ma questo non me lo ricordo, se non l'ho ricevuto io non posso dire c'era Cinà. Lo ha preso poi dall'architetto Barbieri, come ha preso che è venuto a... No, quando io credo, innanzitutto non c'ero perché è stato nell'altra ala degli uffici, per cui non è che ci potevamo anche vedere. Se c'era quella volta, non c'era, non lo so. So che c'era quando l'ho ricevuto io. Ho capito. Senta, dopo quanto tempo è venuto su per giù l'incontro? Il secondo incontro, quello in cui invece lei ha detto era presente Cinà. Che le voglio dire? Credo che sia il giugno... non posso essere preciso, ma credo che l'ho incontrato, mi pare, a un periodo che va dall'aprile al giugno 77. Sì, a me interessava sapere a quanto tempo dopo dal primo incontro, questo. Non lo so, non me lo ricordo. Giorni, mesi? No, me lo ricordo più, guarda, non me lo ricordo. Sono passate 3-4 mesi, un mese, non me lo ricordo più. Un mese. 3-4 mesi. Comunque ci dovrebbero essere in mezzo ai processi di Milano la mia agenda. Nella mia agenda ci sono le date degli incontri di queste persone. E in quell'occasione è venuto Cinà e poi chi? E Alberto Dell'Utri, credo. E Alberto Dell'Utri. Oh, c'era pure Marcello, non mi ricordo se era pure Carona, non mi ricordo più. Non si ricorda. E mi vuole dire come si espresse Cinà, che cosa le chiese materialmente, con quali parole? Ovviamente che loro dovevano lavorare e dovevamo assumere questo gruppo, questo l'ho fatto. Che dovevano lavorare, le disse? Sì. Perché mi disse che Marcello dov'era... C'era un periodo che Silvio non aveva soldi, non gli dava soldi, per cui doveva cambiare e doveva venire da questa parte. Senta. E Alberto era disoccupato completamente, perché appunto perché non c'era il lavoro. Senta, e lei a quel tempo conosceva già il dottore Marcello Dell'Utri? Sì, lo conoscevo, l'avevo conosciuto tempo prima,
qualche mese, 3-4 mesi, 5 mesi prima, credo. E l'avevo conosciuto per mezzo della dell'Itana, della Bonandrini, Caterina Bonandrini dell'Itana, che un giorno aveva, doveva vendere un affare in Sardegna, non mi ricordo più, e mi trovai ad accompagnarla all'Edinord e trovai lì Marcello Dell'Utri. Ho capito, e lo aveva frequentato il dottore Dell'Utri? No, non ci eravamo rivisti, no, non ci eravamo rivisti più, anche perché non avevo anche il tempo di respirare con te. So che siamo andati a cena, dopo questo incontro siamo andati a cena al vice re. Sì, perché lei, rispondendo al pubblico ministero, qui aveva detto che aveva frequentato il dottore Dell'Utri dopo quell'occasione in cui era. Siamo andati a cena, mi pare una o due volte. Siamo andati a cena, al vice re, spero che c'era pure con Polonieri. Ho capito. E il dottore Dell'Utri aveva mai parlato delle sue necessità lavorative, diciamo così? No, no, il dottor Dell'Utri non me l'ha parlato, me l'ha parlato Danilo Cina. Lui non ne ha parlato? No. Sa se aveva qualche motivo per non parlargli, nel senso... E che ne so, io scuro che gli passava per la testa. Lei non me l'ha parlato e basta. Lei sarebbe stato contrario a una richiesta direttamente? Ma lei che cosa, è una domanda assurda, se sarei stato contrario, non so, se non anche Dio potesse essere contrario, potesse dire no. Ma questa è una domanda che non ha senso per un processo. No, il senso ce l'ha, signora Pisarda, perché lei, io volevo sapere come mai una domanda di questo tipo... Gliela dico io, gliela porto io la domanda, lei vuole sapere perché ho assunto Marcello come... No, ho assunto Marcello perché non ho voluto dire no. No, a, no, 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 non voglio sapere questo, voglio sapere come mai la richiesta non gli sarebbe venuta direttamente dal dottore Dell'Utri. Non me l'ha fatta. Dell'Utri avrei potuto rispondere sì come avrei potuto rispondere sì, no. Non signor Presidente, a me sembra che si stia domandando a teste la motivazione dei comportamenti dell'imputato. A me sembra una domanda veramente un po'... No, io ho chiesto al test soltanto, cioè, che mi domanda, dicesse se lui... Mi scusi, si domanda al dottor Rapisarda perché il dottor Dell'Utri non gliel'ha chiesto lui. Penso che sia da chiedere al dottor Dell'Utri. Io volevo sapere esclusivamente dal signor Rapisarda se... Altrimenti diventa una valutazione. Si sta domandando al test una valutazione del comportamento dell'imputato. Io volevo sapere soltanto dal signor Rapisarda, avendo conosciuto il dottor Dell'Utri prima di questa richiesta di assunzione che sarebbe provenuta dal signor Cinà. Uno, se il dottor Marcello Dell'Utri gli ha mai chiesto esplicitamente o meno esplicitamente di essere assunto o che aveva esigenze. E poi, se lui aveva nulla in contrario ad assumerlo. Se gliel'avessi chiesto personalmente? Sì. Il dottor Dell'Utri. Presidente, è una domanda ipotetica. Sì, allora, va bene. E allora, lei, riferendo qua nel corso dell'esame, adesso me l'ha ribadito, ha detto che il signor Cinà si espresse dicendo che il dottor Marcello Dell'Utri, il fratello Alberto, dovevano lavorare, no? E questo. Mi ha detto queste sono le sue parole, devono lavorare, da singolo non prendo i soldi da parecchio tempo e questo devono lavorare, ma Alberto è completamente disoccupato, per cui devono lavorare, va bene. Perché lei già nel 1987, rispondendo in quell'interrogatorio... Anzi, lei... aggiungo ancora di più, per due giorni ero in imbarazzo perché non avevo un'altra attività dove mettere Dell'Utri, perché nella INI avevo messo Caristi, nell'altra parte avevo messo la mia... Ho dovuto, quando ho prelevato, infatti lui è stato 2-3 mesi senza avere alcuna carica. La carica l'ha avuto quando io ho rilevato da Bresciano, lui è diventato amministratore e direttore generale. Quindi. Ho capito. Lei, stavo dicendo, si espresse in maniera diversa nell'interrogatorio del 1987, perché non si riferì affatto. Nel 1987 o 77? Nel 1977, scusi. No, sì. Nell'interrogatorio quello al dottor Della Lucia del 1987, lei disse in quell'occasione che Gaetano Cinà mi pregò di far lavorare da me i fratelli. E beh, gli ho detto mi si fa lavorare o mi pregò a far lavorare questa cosa. Quindi non si è espresso in termini categorici così come lei ha riferito, non si sarebbe... Perché secondo lei in questo ambiente glielo dicono in un modo categorico? Io sto facendo riferimento con le parole da lei utilizzate.
Prego? Io sto facendo riferimento alle parole da lei utilizzate. Le ho chiesto che parole aveva utilizzato il signor Cina, visto che lei ha detto che si era sentito prevaricato. Quindi disse dovevano lavorare o disse... L'ha detto più di una volta. Vabbè, quindi... Ma l'ha detto in forma naturalmente, non è che vengono lì a dirgli devi... Anzi, le parole che i ragazzi devono lavorare e basta. E questo è il gergo che c'è a Palermo, che c'era dato a Palermo, ve l'hanno dato per suo fatto. Senta, e il signor Cinà illustrò, lei illustrò le capacità professionali? Non mi illustrò niente completamente. Non le illustrò niente completamente? Niente completamente. E allora, le devo contestare che nell'interrogatorio dell'1 agosto 96... Mi contesti quello che vuole, perché da 1-8-6... Io però pregherei... Non faccio commenti, che si devi ascoltare quello che ha detto. L'unico che non può fare commenti. La contestazione significa che le ricorda ciò che le ha già dichiarato. Va bene. E dirà se lo confermo o meno. Va bene. Un attimo. Allora, non confermo quello che ho dichiarato, così la finisco. Sì, ma noi non lo conosciamo, quindi l'avvocato lo deve chiarire anche a noi. Ecco, è a pagina 29. Il pubblico ministero le chiede: come mai mise ad amministrare società di una certa importanza persone che lei non conosceva o conosceva appena? Ravisarda: ma quello lì, riferendosi a Cinà, mi aveva dato delle buone referenze. Certo. Era un ragazzo voce, quello lì è Gaetano Cinà. Ravisarda: Gaetano Cinà. E erano ragazzi laureati in legge, appena Marcello laureato in legge, Alberto laureato in ingegneria, provenivano da una famiglia per bene, insomma questo è stato. Ma questo significa avere delle capacità. Ho detto che provenivano da una famiglia per bene ed erano ragazzi laureati, quindi non erano degli imbecilli. Questo ho detto, non è che ho detto che avevano delle capacità. Per avere le capacità nel campo imprenditoriale ci vogliono delle esperienze o delle specifiche specializzazioni. Dire che uno è laureato, che è di famiglia per bene, non significa niente. E lei questo lo ritiene l'atteggiamento di chi impone un'assunzione? No, c'è un po' di... chiediamo un parere. No, perché il signor Ravisarda ha detto che ha avvertito una prevaricazione. Sì. Se queste sono le parole, l'atteggiamento usato da Cinà, io voglio sapere su che base ha avvertito questa prevaricazione. Questa domanda. Diverso. Si può rispondere? Posso rispondere? Su che base ho avuto avvertito? Con queste parole, se sono state utilizzate queste parole, se è stato utilizzato questo atteggiamento. Allora, le voglio dire questo, quando ho ricevuto Cinà sapevo chi era. Per averlo incontrato un paio di volte a Palermo. No, per averlo incontrato, ma perché Palermo è distante da 1500 km? E perché quando uno abita a Palermo non sa l'ambiente qual è? Prego. Ecco, allora guardi, l'ambiente di Palermo lo conoscevo bene, perché ce l'ho vissuto, quindi, e sapevo chi era. E quando me l'ha chiesto non ho voluto mettermi contro, a nessuno. Ho detto va bene. Tanto nell'azienda ne dovevo assumere tante di persone, due più o due meno non facevano nessun danno. E quindi non mi sono interessato se avevano diretto, se non erano stati nel campo dirigenziale, se avevano delle esperienze specifiche. Non mi sono interessato a sparte, assolutamente. Mi è bastato che erano di una famiglia per bene, erano laureati e avevano una certa capacità, dovevano averlo lanciato. Ma quindi, questo non significa che abbiano uno specifico campo, che siano forse ora. Quindi dico, è giusto dire che lei ha, così come ha riferito nel corso dell'esame, deciso di assumere... Cioè, deciso di assumere il dottor pubblicamente De Frutti. Perché ho detto, va bene, l'assumo, basta. È chiaro, stavo dicendo un'altra cosa, che lei si è sentito obbligato, così come ha detto, ad assumerlo per quello che aveva sentito dire a Palermo. No, io ho detto, l'ho assunto perché è venuto da Regina. Basta, è venuto da Regina e gli ho detto, riassumo e stai tranquillo, chiuso. Basta. E adesso questa cosa, per cortesia. Sì. E poi confermo quello che ho detto nel verbale del 96 e non ne parliamo. Sì, scusate, ma noi non lo conosciamo, tu mai non conosce quello che ha dichiarato. Ah, c'è il nuovo rito, ora. Ho il nuovo rito, ha ragione lei. Le domande mirano a questo.
Quando è che ha incontrato poi di nuovo Gaetano Cinà? Magari dopo la visita che gli ha fatto per l'assunzione. Le dirò che Gaetano Cinà l'ho incontrato parecchie volte, poi, però non posso essere preciso il giorno, l'ora, l'anno. Dopo di allora l'ho incontrato parecchie volte. E ricordo che una volta, dopo tanti anni, ricordo fino anche che mentre ero a Parigi è stato così gentile di mandarmi pure gli auguri di Natale con una cassata siciliana. A Parigi? Sì. Ho capito. E ho incontrato 4, 5, 6, 10 volte ancora da Cinà, non mi ricordo più il periodo, l'anno, il giorno, so che l'ho incontrato. E l'ho incontrato in compagnia di qualcuno? Qualche volta con Marcello Dell'Utri. Io venivo a trovare Marcello Dell'Utri e quindi quando veniva a trovare lui veniva forzatamente. Basta. Mai con nessun altro? Non mi ricordo, guarda, ma con Marcello sì, con Marcello sì. Io faccio davvero fatica a sapere. Marcello non lo conterò. Perché lei nel corso dell'esame ha dichiarato che di aver visto il signor Cinà insieme a Bontade e Teresi a Milano. Sì, prima. Prima. Ha detto che ho incontrato parecchie volte. Sì, io adesso le ho fatto le domande specifiche. Le ho detto, ha incontrato il signor Cinà con qualcuno a Milano? Lei ha detto, con il dottore Dell'Utri. Le ho richiesto, l'ha incontrato con qualcun altro? Mi ha detto di no. Adesso le sto chiedendo, lei nel corso dell'esame ha detto... Sì. L'ho incontrato con Mimmo Teresi, con un po' tanti, in quei giorni del 78-79. In quei giorni quando? In quei giorni quando io stavo per andare via dall'Italia, sì. Era già avvenuta la visita per l'assunzione? E lui era dal 77 l'assunzione, 79 erano passati 2 anni. Ho capito. E in che occasione l'ha incontrato? Che... In che occasione l'ho incontrata? Sì. L'ho incontrata in un'occasione che dovevo andare via dall'Italia, perché avevo il mandato di cattura della 20 unica sulle spalle e quindi dovevo andare via. Sì. E ricordo che mi serviva un documento che non era il mio e l'avevo chiesto a loro se avevano un documento da darmi. Ed erano tutte e tre lì. Prego? Ed erano tutti e tre lì, li ha incontrati dopo. Poi li incontrai un'altra volta dentro il palazzo di Via Caravalle e poi li ho incontrati 2 o 3 volte, mi ricordo. No, non di più. Ha incontrato mai il signor Cinà? Dove? Quando si recava in Via Caravalle a fare visita al dottor Dell'Utri? Sì, l'ho incontrato. Può ricordarmi in che occasioni, se era solo, se era con qualcuno? Io? Sì. Guardi, non lei, il signor Cinà. Il signor Cinà quando veniva a trovare Dell'Utri scendevano molte volte da me nel mio ufficio, ma nel mio ufficio lo so, basta. Sì, mi riferiva al signor Cinà, l'ha visto soltanto nei suoi uffici, no? Nello stabile di Via Chiaravalle con il dottor Dell'Utri. E certo, il dottor Dell'Utri aveva l'ufficio sopra e io avevo l'ufficio sotto. Non l'ha visto con nessun altro? Non credo, di averlo visto con nessun altro o con qualche altro, ma comunque sono ricordi, sono visite che magari uno sta a delle cose da fare, è un minuto per salutarti e se ne vanno. Cosa vuole che uno ricordi più? Ricordo di averlo visto parecchie volte. Ha saputo mai da qualcuno se il signor Cinà si recasse con altri a trovare il dottor Dell'Utri? Guardi, l'immobile di Chiaravalle non è un immobile piccolo, se lei entra e sta nel suo ufficio è difficile che lei possa, se noi stavamo settimane intere senza incontrarci dentro il palazzo stesso, se veniva con altra gente, non veniva con altra gente, che ne voglio dire? Io prendo atto delle sue risposte, poi sarà il tribunale. Può darsi che sì, io penso che sia venuto, ma quando veniva da me, molte volte veniva con Marcello, con Dell'Utri. Va bene, dico, prendo atto delle sue risposte, poi sarà il tribunale ad affrontarle con quelle rese nel corso dell'esame. Qualche altra domanda? Ha riportato lei delle condanne nel corso della sua vita?
mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Vorrei rispondere a questa storia delle condanne. Le condanne sono 40-50 segni a voto, andatevi in protesto nel 1956-58 a Palermo, quando mi hanno tirato il filo dalla sera alla mattina. Ma perché io la mia vita me la sono creata piano piano e duramente, mentre qualcun altro che ha avuto i soldi della mafia però l'ha restituito, se l'ha creata più facilmente. Cioè, non faccio considerazioni, signor Presidente. Senta, limita a rispondere. È mai stato per caso arrestato? Mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Oltre quelli su cui ha riferito, vi sono altri reati per cui ha riportato un... Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. L'avete pubblicato su tutti i giornali, me lo chiedo ancora. Signor Presidente, l'ho già detto, l'ho già richiamata una volta. Deve limitarsi a rispondere, non faccia commenti in alcun genere. Io non posso fare commenti, però che l'hanno pubblicato... Ma lei non può fare commenti. Mi perdoni, Presidente, ma loro l'hanno pubblicato su tutti i giornali, la mattina, la sera. Se loro possono fare, possono pubblicare... Cioè, Presidente, io vorrei che si considerasse una cosa, mi scusi. Ma poi loro chi? Chi ha pubblicato? I giornalisti? Il giornale di... ma non c'entra niente con gli avvocati. Signor Presidente, mi perdoni, vorrei che si tenesse conto di una cosa. Il dottor Ravisarda è stato sottoposto a una sorta di linciaggio morale dal mese di luglio fino ad oggi sul giornale, sì, sulle reti televisive Mediaset, per cui è chiaro che c'è una tensione umana che si deve capire, perché una persona non può essere sottoposta a improperi, insulti, pubblicazioni di falsità, diffamazioni, con una campagna di stampa che ha toccato dei temi. Io sto chiedendo delle notizie di natura processuale. Quindi era per spiegare la condizione psicologica però del testo. Non credo che in quest'aula sia successo nulla di tutto questo. No, però cioè, lasciamolo fuori. Era per fare capire al tribunale in quale avvisata. Condizioni psicologiche si trova il testo. Quindi... Prego, prego. Lei è mai stato dichiarato delinquente abituale? Ma senta, se che le dico. Io ho detto più di una volta che su questo argomento mi hanno fatto dalla facoltà di non rispondere. Va bene, si deve limitare a dire questo, se si vuole parlare della facoltà di non rispondere. Siccome non posso fare neanche commenti, altrimenti neanche... Ma commenti non può fare, deve rispondere se vuole rispondere, se non si appare alla facoltà. Per questa cosa ho già denunziato il signor Berlusconi e tutti i giornali suoi. Sulla dichiarazione di delinquenza abituale. Esatto, li ho già denunciati tutti. Mi risulta che di solito questa dichiarazione proviene da un organo giudiziario, comunque. Va bene? Da un organo giudiziario. Sì, sì, va bene, guarda, sì. Non facciamo commenti. Tutte le dichiarazioni vengono fatte. I commenti però si devono attualmente... anche la... Per favore, ma il tribunale non li ha consentiti, a signora Pisate non li consente neppure agli altri. Niente, io sto facendo comunque notevoli, visto che la dobbiamo chiarire, era per 16 segni a voto, è stata revocata, e quando una cosa è revocata non deve essere più menzionata. Va bene. Chiaro? Attualmente è sottoposto... a procedimenti penali. Gli avvalgo la facoltà di non rispondere. E nell'ambito di quale procedimento lei ha reso per la prima volta dichiarazioni in ordine a Gaetano Cinà? Gliel'ho reso nell'ordine del febbraio del 1987 e ho ricevuto delle minacce. Ho fatto una denuncia. Minacce che dovrebbero stare lì. E l'ho resa la dichiarazione nel 1987, in ambito di quel processo e non nel processo bresciano. Quindi lei è stato sentito in quell'occasione da chi? Dal dottor Viola e dal giudice della Lucia. Dal giudice della Lucia. E lei mi parla di un procedimento per sorta a seguito di alcune minacce che lei avrebbe ricevuto. C'è qualche connessione fra le minacce e le dichiarazioni che lei ha reso nei confronti di Gaetano Cinà? Non ho capito, questa domanda non l'ho capito. Sì, le ripeto. Volevo sapere se, visto che lei mi ha detto che ha reso queste dichiarazioni per la prima volta su Gaetano Cinà nel 1987 davanti al giudice istruttore della Lucia,
e che era un procedimento per minacce, appunto, da lei ricevute, se c'era qualche connessione, lei attribuiva queste minacce a Cinà. Voglio sapere come mai lei ha parlato di Gaetano Cinà in quella sede. Io nella mia denuncia ho detto che gli unici nemici miei che erano d'accordo con due erano la Casa dei Familiari e il gruppo Ferro Berlusconi. E stando scritto le denunce è fermato. Sì, a meno che non sia una mia ignoranza, non mi risulta che Gaetano Cinà faccia parte di questi gruppi. Quindi le ripeto la domanda, voglio sapere, vorrei sapere se può rispondermi, come mai lei ha reso in quella sede delle dichiarazioni su Gaetano Cinà, visto che si trattava di un procedimento aperto a seguito di una sua denuncia per minacce provenienti, secondo quello che lei ha detto, da questi gruppi finanziari. Io ho detto a questi gruppi finanziari che possono fare a tutte le persone che gli stanno vicino. Ah, ho capito, in questo senso. Ma non ho indicato, è stato quello, è stato quell'altro, è stato quell'altro, non l'ho indicato. Questo procedimento sa che esito abbia avuto? Sì, credo che ha incriminato me, il dottor Viola ha incriminato me. Ah, il dottor Viola ha incriminato lei? Sì. Il dottor Viola è dell'ex procuratore della Repubblica che poi si è congedato ed è passato, lavora per la Fininvest. È stato processato per ricettazione ed è stato irraniato dall'alto un mese fa. Io